Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gian e oggi affrontiamo l'argomento parole chiave. Questo è un argomento sacro per chi crea video su YouTube, perché migliori sono le nostre keyword, le nostre parole chiave, e più visualizzazioni avranno i nostri video. Quante parole devo mettere in un tag? Lo vedremo insieme. Dove trovo l'ispirazione per nuove keyword? E soprattutto, come scelgo delle keyword che verranno cercate davvero tanto su YouTube? Vedremo anche questo insieme. Prima di cominciare voglio chiedervi di iscrivervi al canale per altri video su YouTube e tanto altro sul mondo della tecnologia. Ricordatevi di attivare anche la campanella per essere notificati ogni volta che carico un nuovo video. Perché è fondamentale voler emergere nelle ricerche di YouTube? Perché difficilmente i piccoli e i medi YouTuber hanno i propri video pubblicati sulla home page e all'interno delle tendenze. Dunque qual è l'ultima sezione che rimane? La cara e vecchia barra di ricerca. Ok, tutto chiaro, ma come facciamo ad emergere nella sezione di ricerca di YouTube? Dobbiamo utilizzare delle ottime parole chiave. Ovviamente se poi il nostro video viene cercato tante volte e viene cliccato tante volte nella sezione delle ricerche, YouTube potrebbe decidere di promuoverlo in home page e, se siamo molto molto fortunati, nella sezione delle tendenze. Questo però è molto raro, quindi ci interessa comunque come primo step emergere nella sezione di ricerca. Partiamo dalla struttura dei tag. Devo inserire una parola, due parole, tre parole, un'intera frase come tag? La verità è che non c'è una vera e propria regola. YouTube infatti ci permette di inserire una parola, due parole oppure un'intera frase come tag. Inserire una sola parola per tag secondo me è la strategia sbagliata. Vediamo insieme perché. Se io inserissi soltanto una parola per tag, per questo video le parole chiave sarebbero qualcosa tipo come trovare keywords parole chiave YouTube. Perché questo è sbagliato? Perché ogni singola parola ha un volume di ricerca e una competizione che dobbiamo sempre tenere presente. Prendiamo ad esempio la parola come, che ha un volume di ricerca e una competizione. Il volume di ricerca è sicuramente alto, perché tutte le ricerche su YouTube iniziano con come di solito. Come fare una pizza, come fare una torta, come programmare, insomma la parola come è sempre presente. Dunque il volume è alto e questa è una cosa buona, perché vuol dire che tante persone cercheranno effettivamente questa parola all'interno della ricerca di YouTube. Bisogna però tenere in considerazione anche la competizione, che in questo caso è davvero altissima, perché come ci saranno tante ricerche per la parola come, ci saranno altrettanti video che avranno la parola come nel titolo e nei tag. Dunque la combinazione di un volume alto di ricerca e di un altissimo volume di competizione fa sì che nessuno troverà il nostro video, dunque nessuno andrà a premerci e nessuno andrà a guardarlo. La strategia vincente quindi è quella di utilizzare più parole all'interno dei tag che però riassumono in modo complessivo l'argomento del nostro video, quindi non lo so, dalle 3 alle 6 parole ad esempio. 6 mi sembrano un po' tanto, però potrebbe funzionare. Perché 6 potrebbe essere troppo? Perché se io metto 6 parole all'interno di un singolo tag, per far venire fuori il mio video nella ricerca di YouTube bisogna che gli utenti cerchino esattamente quelle 6 parole più o meno in quell'ordine lì, altrimenti non verrà mai fuori il nostro video. Se siamo però convinti che tante persone effettivamente facciano una ricerca di questo tipo, quindi mettendo dentro queste parole, questa potrebbe essere una strategia vincente, perché il nostro video sarebbe il primo. Un tag così preciso sarebbe quello che fa, diciamo, spiccare il nostro video e lo fa comparire nei primi risultati. Vediamo quindi quali sono gli effettivi tag che io andrò ad inserire quando caricherò questo video. Abbiamo alcuni esempi: come trovare keywords, keywords per crescere su YouTube, trovare idee keywords. Come vedete non sono composti da una sola parola e non sono neanche composti da tutto il titolo. In questo modo ho cercato di trovare un buon compromesso tra volume e competizione. Sarà più o meno medio, sia in termini di volume sia in termini di competizione. Se la competizione è troppo alta, il nostro video non verrà mai mostrato, quindi dobbiamo abbassare il volume per abbassare anche la competizione. Tipicamente succede così. In sostanza, un buon compromesso tra volume e competizione ci permette di comparire tra i risultati di ricerca di YouTube e quindi di aumentare le possibilità che il nostro video venga visto. Avrei potuto strutturare un tag come ad esempio keywords YouTube. In questo caso però il volume sarebbe stato sicuramente altissimo di ricerca, ma la competizione sarebbe stata altrettanto alta. In questo modo cerco di utilizzare dalle 3 parole in su per restringere effettivamente il volume di ricerca, ma restringere anche la competizione. Se qualcuno cercherà effettivamente queste 3 parole chiave in fila, il mio video sarà più in alto rispetto a chi ha utilizzato keywords più generiche, una sola parola keyword o magari ne utilizzate soltanto 2. Prima di continuare voglio parlarvi di offerte per tutti.it, un sito davvero utile per risparmiare acquistando su Amazon. Come funziona? È davvero semplice, basta copiare il link del prodotto che ci interessa all'interno di offerte per tutti.it. Premiamo poi su cerca ora e ci verrà aperta una nuova scheda con tutte le migliori offerte
offerte di Amazon applicate al prodotto che stiamo cercando. Non ci resta quindi che selezionare il prodotto che ci interessa e l'offerta che ci interessa ed acquistare il prodotto. Se acquisterete a partire da questa pagina aiuterete il canale a crescere. Per questo vi chiedo di salvare il link di offertepertutti.it nei preferiti e di utilizzarlo ogni volta che vorrete acquistare qualcosa su Amazon. Torniamo subito alle keyword. Dunque sto per pubblicare il mio video e sto modificando i tag. Come faccio a sapere quali di questi tag permetteranno al mio video di essere visto nella sezione di ricerca di YouTube? Non lo posso sapere, dunque in questa fase l'unica cosa che posso fare è andare un po' a buon senso e cercare di creare tag che hanno bassa competizione e alto volume. Diciamo, questo è il gioco che dobbiamo fare. Quando siamo soddisfatti premiamo su pubblica, dopodiché se aspettiamo un paio d'ore e utilizziamo un'estensione per YouTube come ad esempio VidIQ o TubeBuddy, abbiamo la possibilità di vedere all'interno della sezione di modifica del nostro video sui nostri tag delle targhettine blu. Queste targhettine blu avranno all'interno un numero che indica la posizione del nostro video nei risultati di ricerca per quel tag. Quindi se il nostro tag ad esempio è come trovare keyword, se ho ad esempio un 8 dentro vuol dire che per questa particolare parola chiave, quindi per questo gruppo di parole, il nostro video uscirà in ottava posizione, il che è abbastanza buono, quindi si può migliorare, però in ogni caso il mio video è presente nei risultati di ricerca, quindi questo tag è sicuramente valido. Quindi se quasi tutti i nostri tag hanno questa targhettina blu con numeri dentro piuttosto bassi, vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro con i nostri tag. Tenete presente che se mettete tag lunghissimi risulterete sempre al primo posto, però è difficile che le persone cerchino effettivamente questo tag così lungo. Quindi cercate di mantenere una via di mezzo e numeri secondo me che vanno dall'1 al 10 sono ottimi, perché comunque sono i primi 10 risultati di ricerca e poi a quel punto potete, non lo so, giocare col titolo o giocare con la thumbnail per renderla più accattivante, quindi per invogliare gli utenti a premere sul vostro video e non sugli altri presenti in pagina. Vi ho parlato dunque di VidIQ e TubeBuddy, che sono delle estensioni per Google Chrome che si integrano con il sito di YouTube. Dunque, se siete interessati a questo argomento, ho realizzato un video in merito che trovate nella descrizione del video e nelle schede. Facciamo un'ipotesi, state guardando adesso questo video e vi rendete conto di aver sbagliato sempre a creare i vostri tag. Vi fate quindi una domanda: ha senso andare a cambiare i tag su video che sono già stati pubblicati da alcuni mesi e magari non fanno neanche una visualizzazione? Assolutamente sì, perché l'algoritmo di YouTube ricalcolerà poi dopo la posizione del vostro video nei risultati di ricerca in base alle nuove keyword. Ovviamente non ci vorrà poco, magari ci vuole uno o due giorni, però dopo YouTube ricalcolerà effettivamente la posizione del vostro video e quindi potreste iniziare a guadagnare nuove visualizzazioni. Continuiamo con i consigli e il prossimo che voglio darvi è quello di fare un titolo piuttosto lungo. Non lunghissimo, ma medio lungo. Vi spiego perché. Se voi riutilizzate le stesse parole che avete usato nel titolo, nella descrizione e anche nelle keyword, YouTube penserà che effettivamente state parlando proprio di quell'argomento e quindi metterà il vostro video prima nei risultati di ricerca per quelle specifiche keyword. Quindi se voi fate un titolo abbastanza lungo, poi potete riutilizzare tante parole che sono presenti nel titolo e mischiarle, fare delle permutazioni e tirare fuori tantissime keyword che riutilizzano solo le parole presenti nel titolo. Che cosa succede infatti se vado a scrivere come programmare in C++ nel titolo e poi nei tag scrivo come fare la pizza? Ovviamente TubeBuddy mi dirà che il mio video non comparirà mai nei risultati di ricerca, però posso anche fare una prova, salvo. Dopodiché apro una nuova scheda in incognito, vado su YouTube e cerco come fare la pizza su YouTube. Ovviamente non viene fuori niente, perché il nostro tag e il titolo cozzano, non c'entrano niente l'uno con l'altro e quindi il nostro video essenzialmente non lo vedrà mai nessuno. Quindi essenzialmente titolo, descrizione, tag e ciò che effettivamente diciamo nel video, perché YouTube ha degli algoritmi che permettono di capire cosa viene effettivamente detto nel video, devono coincidere. Se non coincidono, il nostro video non rankerà mai nei risultati di ricerca di YouTube. Quindi stiamo attenti alla coerenza. Ok, abbiamo creato dei tag piuttosto complessi che rispettano il titolo e la descrizione, però abbiamo ancora tanto spazio all'interno della sezione dei tag e non sappiamo che cosa inserire, non abbiamo delle idee. Dove andiamo a cercare delle idee? Andiamo su Google, cerchiamo nella barra di ricerca magari due parole chiave di quelle che abbiamo inserito e vediamo quali sono gli altri risultati. Proviamo essenzialmente a copiare quelli che ci sembrano pertinenti all'interno della nostra sezione delle keyword e vediamo se VidIQ ci dà una buona posizione per quelle keyword o meno. Se non troviamo niente nella sezione dei risultati di ricerca di Google, ci sono altri due siti che vi lascio nella descrizione del video che vi permettono essenzialmente di trovare ispirazione su parole chiave. Funzionano allo stesso modo, inserite due parole chiave, premete su cerca e ci saranno una serie di risultati in cui vi sarà detto anche il volume di traffico e la competizione per quelle keyword. Quindi potrete anche in quel caso lì scegliere quelle con un miglior compromesso. Ovviamente devono essere keyword relative al video che avete creato. Se non c'entrano niente non vi aiuteranno in nessun modo. Ok, abbiamo fatto tutte queste modifiche e il nostro video è stato pubblicato uno o due giorni fa. Come facciamo a vedere se il nostro video sta performando bene a livello di organico, dunque a livello di ricerca su YouTube?
YouTube. Non ci resta che andare a vedere gli analytics di questo video. Dunque entriamo nella sezione degli analytics, ci spostiamo nella sezione in basso a destra dove ci dice la fonte effettivamente delle visualizzazioni. Vediamo ad esempio per le ultime 48 ore quante persone sono arrivate dai risultati di ricerca di YouTube. Più il numero è alto e più il vostro video effettivamente sarà visto più volte in questa sezione. Se il vostro video viene visto sempre poche volte, l'idea è quella di tornare sui vostri tag e magari scrivere frasi meno restringenti, magari scrivere qualcosa che vi porta in ottava posizione, che però viene cercato più spesso rispetto magari a una frase molto lunga che viene cercata davvero poche volte. Quindi lavorare sempre su questo compromesso di cui abbiamo parlato all'interno del video. È un lavoro, diciamo, di fine tuning, quindi di aggiustare una cosa dopo che ci accorgiamo che non funziona, perfezionarla quindi sempre finché non otteniamo il risultato che ci interessa. Dunque spero che questo video e tutte queste informazioni vi siano state in qualche modo utile. Se così è stato, lasciate un like e iscrivetevi al canale per altri video come questo e tanto altro ancora. All'interno della descrizione del video troverete tutti i link ai miei social, ovvero Facebook, Telegram e Instagram. Mi raccomando, seguitemi sul canale di Telegram perché è quello che utilizzo per parlare con i miei iscritti e sul quale pubblico tutte le date di uscita dei prossimi video e i progetti ai quali sto lavorando. Seguitemi quindi sul canale di Telegram e questo video è finito. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!